Vi giuro che col cioccolato ho finito. E allora, scudieri, come troviamo scritto qui, in ogni uovo Marvel Avengers. Come probabilmente sapete, se avete visto dei miei scorsi video, non sono di certo il massimo esperto nei fumetti della Marvel, nei comics. Mi ci sto avvicinando piano piano, però chiaramente ho visto tutti quanti i film al cinema e dunque non appena ho visto le uova ho detto ma sì dai ne prendo un paio, questa è quella che vedete dietro. E ora in questo video procediamo con l'unboxing. Vi faccio vedere il dietro dell'uovo, è un po' duro, non vorrei romperlo del tutto come è mio solito. Sì, perché quando apro un regalo sembro Hulk, proprio devasto tutto. Come ho detto prima, in ogni uovo Avenger troviamo Hulk, Iron Man, Capitan America al centro ed infine Thor a chiudere questa copertina dell'uovo di Pasqua. Sinceramente non so esattamente cosa ci sia dentro. Credo un'action figure, una tra questi quattro personaggi, perché ho visto qualche immagine online, però di fatto non so bene che cosa trovarmi. E vediamo, perché anche per me sarà una sorpresa, dato che non le ho ancora aperte le uova. Procediamo quindi con l'aprirle. Qui c'è un nastro che secondo me basta tirare. Questa bellissima carta farà un sacco di riflessi. Vediamo con la luce. Andiamo a aprirle tipo uovo di alien. Zan zan zan. Beh, un uovo di Pasqua. Dall'aspetto, un normalissimo uovo Kinder, un po' più grande del solito. L'immancabile supporto che va a coprire la telecamera. Ecco, potrei usarla come sfondo. Ora semplicemente non mi resta che aprire, vediamo se. Come vedete l'uovo è il classico uovo Kinder, cioccolato fuori, cioè cioccolato alla nocciola fuori, cioccolato al latte dentro. E troviamo, come al solito, il mega coso di plastica, contenitore di plastica, non so se ha un nome scientifico. Ditemi nei commenti se questo affare ha un nome vero, io lo chiamo contenitore di plastica. Come al solito si fa una fatica bestia. E vai, forse è quello che mi interessava di meno, per gusti personali, non certo per altro. Vi do 5 secondi per riconoscerlo dalle gambe. 1, 2, 3, 4 e 5. Esatto, è Iron Man. Avete tutti indovinato. No, scherzo, è Hulk. Ovviamente. Ah, la difficoltà nel montare le uova Kinder. Una volta erano più difficili. Adesso, guardate, le sorprese si montano giusto incastrando così. E non va dentro neanche. Ma perché sono impedito? Lo ripeto. Non si fissa. Ah, ok. Vedete, sono proprio impedito, ragazzi. Madonna santa con la luce. Sembra proprio radioattivo con la luce. La base è la A degli Avengers, il simbolo, le braccia si muovono, la faccia, vediamo se riesco a farvela vedere. Ve lo immaginate in un video normale? Hulk. Bello, bello colorato. Mamma mia, è anche fosforescente. La base viene via, forse sì. No, non scopriamolo perché poi potrei non essere in grado di rimetterlo a posto. Io, ragazzi, non posso non mangiarne un pezzo. Il gusto è eccezionale, veramente. Due parole su Hulk. Diciamo che i suoi film non mi sono mai piaciuti. Perché rispetto agli altri supereroi, forse è quello di cui mi interesso di meno. Cioè, nel senso, proprio non mi attira come personaggio, quindi non ho mai seguito bene i film, le serie, i fumetti, proprio l'ho sempre lasciato in disparte. Negli Avengers, anche lì non mi è piaciuto particolarmente. C'è, è figo, picchia, mena tantissimo, è forte, riesce addirittura a scontrarsi alla pari con Thor, che di certo non è il primo che passa, però diciamo che non mi è mai interessato. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di Hulk. Anzi, ditemi un paio di motivi per cui Hulk potrebbe essere interessante da seguire. Potrei rivalutarlo, perché no? Allora, intanto, ultimo pezzo di cioccolato prima di aprire. Ancora uno, buonissimo. Dicevo, ultimo pezzo di cioccolato prima di aprire l'altro uovo.
Ta-da! Mi è apparso magicamente nelle mie mani anche l'altro uovo. Cordino. Carta, vetriamo tutto. Via da questa bellissima carta. Apriamo. Sei ancora Hulk, però. Veramente. No! No! Io volevo fare un video con un paio di action figure, un paio di cose sugli Avengers. E mi tocca parlare ancora di Hulk perché sì, ragazzi, ho trovato un altro Hulk. L'ho trovato così. L'ho trovato così. L'ho trovato così, vi giuro, non è casuale. L'ho trovato così. Comunque, come dicevo prima, non è di certo il mio supereroe preferito, proprio non mi è mai piaciuto. E adesso ne ho pure due. Magari uno lo dipingo di rosso, così fa da Hulk rosso, fortissimo, proprio lo... Ma tra l'altro, no, pensavo di averli messi nella stessa posizione, uguale, identica posizione, ma... Non potevo trovare due Iron Man, no, che mi piaceva un po' di più. Due Capitan America che, dato il secondo film, l'ho apprezzato veramente tantissimo. Continuiamo a mangiarci un pezzo di cioccolato. Ragazzi, non ci credo. Ci sono pure le istruzioni. Sono a fuoco, sì. Cioè, ragazzi, questo è spreco di carta. Anzi, no, perché dietro comunque l'immagine è carina, quindi... Non è uno spreco totale di carta. Mi è capitato proprio Hulk due volte, che è il supereroe, come ho detto, che meno mi piace di questi quattro, ma è anche quello di cui proprio so meno di tutti. Cioè, la mia conoscenza di Hulk è data dal film degli Avengers e da qualche puntata della serie televisiva degli anni 80, credo, 70-80, con Lou Ferrigno nelle parti di Hulk. Quindi capite quanto poco ne so riguardo a questo supereroe. Ma appunto, faccio anche fatica a considerarlo un supereroe. Sì, ok, ha tutte le qualità necessarie, i requisiti più che le qualità, nel senso, ha superpoteri, combatte contro super cattivi, quindi di fatto queste cose lo rendono un supereroe, però non lo so, ma forse proprio per gusti personali non mi sta particolarmente simpatico. Ripeto, scrivetemi nei commenti dei motivi per cui dovrei apprezzare Hulk, apprezzare di più Hulk. Fatemi sapere qualcosa su questi quattro, qual è il vostro preferito, cosa ne pensate, insomma, quale avreste voluto trovare in un eventuale uovo Kinder, insomma. Ecco, vedete, dei potenziali quattro, Capitan America, Iron Man, Hulk e Thor. Vabbè, mi è capitato Hulk. E forse... mi sarebbe proprio piaciuto trovare Capitan America perché, ripeto, l'ultimo film, Il Soldato d'Inverno, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta l'impronta thriller che gli hanno dato. Hanno limitato le battute, diciamo, i momenti comici, che va bene, ci stanno in un cinecomics, però a volte le vedevi che erano troppo invasive, forse. Sminuivano alcuni tratti dei personaggi. Vedi Thor 2, magari un paio di battute in meno sarebbe stato meglio sicuramente. E allora, Scudieri, spero abbiate apprezzato questo video così improvvisato, un unboxing di uova di Pasqua. Speravo di trovare qualche altro personaggio per poter avere l'occasione di parlarne di più, però vabbè, dai, va bene così. E allora vi saluto ancora col mio classico gesto. Scudieri, al prossimo video. Video. Ehi, Hulk! Ma... ti sei mangiato già mezzo uovo di Pasqua! Rispondi! Rispondi! Cosa? Perché mi dici di guardare dietro? Che cosa c'è dietro? Hulk spacca! Ma è scatenato, non si fermerà, perché ha la forza di mille uomini, e più si arrabbia più mostra i muscoli. Che colpi dà l'incredibile ha veramente dei super muscoli, perché ha la forza di mille uomini. Chi fermerà l'incredibile?